questa è una partita, è venuta bene. Io spero che ci dà la voglia di continuare a lavorare. Io ripeto, io non ho la bacchetta magica, ho detto, abbiamo fatto 3 allenamenti insieme e abbiamo buttato la base, poi spero che si può lavorare su quello. I ragazzi hanno risposto, hanno fatto tutto quello che potevano, è normale che si può migliorare, cercheremo di migliorare, anche se penso che 5-0 non lo faremo più. Ma noi oggi non ne possiamo parlare della salvezza, abbiamo troppo distacco. Poi di nuovo, io spero che, a parte il risultato, la prestazione ci dà gli stimoli per cercare di fare meglio possibile. Abbiamo ancora tante partite, è normale che la quart'ultima è tanto davanti, ci vorrebbero che queste 3 davanti che... Cioè noi siamo fuori, ma 3 davanti si fermano e noi andiamo. Da quella parte dici dobbiamo giocare come la Juventus, e penso che con la Juventus ancora dobbiamo giocare, quindi c'è uno in meno, no? Anche se ci dobbiamo provare. Ma schemi offensivi, sì, noi abbiamo provato a giocare a calcio, poi come ho sempre detto... La fase difensiva è più facile, anche se proprio per questo non abbiamo fatto tentativi di fuorigioco, di accorciare la squadra e ci è riuscito. È normale che ci vuole più sacrificio da parte dei attaccanti, e infatti penso che Benali e Caprari si sono sacrificati in un lavoro che non sono abituati a fare. Benali è pronto perché c'è tanta voglia, anche se tatticamente penso che dovrebbe fare cose diverse da quello di oggi, però ha lavorato tanto, è stato avanti, indietro, e quello è importante in questo momento. Io spero che riuscirà a fare qualche cosa di più come il resto della squadra in futuro, perché è difficile in 3 giorni dirci tutte cose che deve fare. No, la base c'è e poi dice fai come vuoi, ma... E su Caprari niente, io continuo a dire che questo è un giocatore con grandi qualità, per me può migliorare, specialmente sul lato tattico. Lui tecnicamente è bravo, bravo. E su Ceri mi ha sorpreso. Io l'ho seguito ancora quando era giovane a Parma e tutti mi parlavano di giocatore importante che si farà. In questi anni ha giocato poco, praticamente mai dall'inizio una partita, e è una sorpresa piacevole, mi auguro che dura e che ci rimane questa voglia di fare. E beh, assomiglia più al primo tempo, nel senso che a tratti eravamo aggressivi nella metà campo avversario, poi rubando la palla, ripartenze erano giuste, poi magari qualche volta a tempi sbagliati di giocata, però lì sì, secondo tempo un po' più controllo della situazione, quindi Genova ha giocato di più, però qualche ripartenza ci è riuscita anche bene, sì. E se dopo 3 allenamenti fanno una prestazione così, io penso che ci si può lavorare. Io ripeto, noi qualche uscita facile ce l'avevamo, e anche disposizione sul campo ogni tanto si incrociavano senza motivo, e lavorando su questo spero che si riesca a fare meglio. Poi è normale che anche oggi Genova non stava molto bene, e troveremo le squadre che stanno un po' meglio.